Luigi Pirandello. La vita e le opere. L'aula 1 della Facoltà di Lettere e Filosofia era gremita. Il professor Occioni, docente di lingua latina e preside di facoltà, stava traducendo di fronte ai suoi studenti un testo antico. Nei primi banchi, di fianco ad un giovane sacerdote, sedeva un alunno speciale, un ragazzo che avrebbe fatto conoscere il suo nome in tutto il mondo. Luigi Pirandello. Il professore, come accade a tutti, anche ai migliori, durante la traduzione fece un piccolo errore, proseguendo nel suo lavoro senza accorgersene. Pirandello e il suo compagno di studi si scambiarono un cenno di intesa e il sacerdote non poté trattenere una tenue risata. Il magnifico professor Occioni vide i suoi studenti ridere e capì che cotante ilarità era stata provocata da una sua svista. Anche i migliori sbagliano, ma solo quest'ultimi sono in grado di sopportare l'errore. Il preside, purtroppo, non faceva parte di questa straordinaria categoria e, invece di correggersi, attaccò il povero sacerdote con un violento rimprovero. Mentre il paesaggio scorre al di là del finestrino del treno, Mattia Pascal è finalmente felice. Fuggire dalla noia gli ha portato fortuna. È andato a Monte Carlo e ha vinto. Sì, ha vinto. 82.000 lire. È quasi ricco. Che gioia sarà tornare dalla vecchia suocera e sventolarle in faccia la sua cospicua vincita. La moglie forse ritroverà la sua giovanile bellezza e ricomincerà ad amarlo. Mattia si può rilassare. Legge il giornale. Cosa? La sfortuna si è riappropriata della sua esistenza? Un trafiletto dice: Mattia Pascal, morto suicida tra le pale di un mulino che fu di proprietà del padre. Angustiato dai debiti e dai lutti familiari, ha deciso di togliersi la vita. La moglie e la suocera, disperate, hanno riconosciuto il corpo. Mattia Pascal morto? Oh, tremenda sfortuna! Che destino crudele!